Ben ritrovati a tutti sul mio canale, io sono Judark e siete al cospetto dell'incredibile razza Pingu, pinguini del pianeta artico Imaria che stanno cercando di colonizzare questa galassia in cui siamo, in cui ci troviamo. Abbiamo provato ad esplorare i dintorni e per ora abbiamo trovato una flotta nemica, ci eravamo diciamo lasciati qui, quindi invio la nave di scientifica in esplorazione del prossimo pianeta. Mentre la nave di costruzione a quanto pare non sta facendo nulla, quindi diamogli un altro incarico. Potremmo costruire la miniera qui per altri crediti energetici, ne abbiamo già 7, però forse sarebbe più utile trovare qualche credito minerario. Non ne abbiamo, non avendo quindi crediti minerari al momento a sfruttare, lo lasciamo un attimo qui in attesa di poter costruire la miniera su questo pianeta. Andiamo ad avviare la partita. Abbiamo appena incontrato una terza razza aliena chiamata Gamma Aliens in questo sistema. Vediamo chi sono. Hanno addirittura una miniera qui. Sono dei una specie di droni. Questo pianeta è alquanto interessante. Un pianeta tossico con degli anelli e una luna. Carino. Vabbè, abbiamo degli alieni quindi nemici anche in questo sistema stellare qui. Quindi diciamo da questa parte non possiamo proseguire a meno diciamo di non portare le forze armate. Andiamo ad vedere diciamo la zona qui. Abbiamo appena terminato una ricerca, andiamo a vedere cosa possiamo intraprendere come nuova ricerca. Ottima! Ricerca appunto aumenta del 5%, credo sia quella che porterò avanti, anche se c'è questa però che riguarda la manipolazione dei campi ed è la specializzazione del nostro scienziato, quindi andrà più veloce. E cosa fa? Ci permette di avere una maggiore fortificazione del pianeta e un nuovo pezzo per la flotta. Non male, assolutamente, però porto avanti prima questa con la speranza che questa mi venga proposta, quindi a seguire. In quanto diciamo portare avanti questo bonus sulla ricerca mi sembra diciamo essenziale, in modo da velocizzare poi le ricerche anche future. Abbiamo crediti sufficienti addirittura per poter costruire una stazione di frontiera per espandere i nostri confini. Ancora non lo voglio fare perché voglio diciamo prima analizzare qual è la situazione dei dintorni e quindi capire dove espanderci. Ok, abbiamo quindi completato la ricerca qui. Possiamo finalmente costruire delle navi coloni e andare a colonizzare nuovi pianeti se chiaramente l'abitabilità di questi pianeti è adatta. Vediamo cosa possiamo intraprendere in seguito come ricerca. 10% di cibo non è male. Allora, tra queste tre, le prime due in effetti sono alquanto buone, però tra queste due preferisco portare avanti prima quella dell'influenza mensile, in quanto ci permette di espandere velocemente i nostri confini ed è quello che vogliamo fare al momento. Il cibo ci permette di avere popolazione diciamo velocemente sui pianeti. Per ora però abbiamo solo il pianeta natale, che a quanto sembra è in buone condizioni. Abbiamo già un bel po' di popolazione e la situazione non è male. Possiamo quindi a qui costruire un'altra struttura pensandoci. Su questa casella purtroppo abbiamo sia un cibo che un minerale, quindi questa cosa praticamente significa che uno di questi due probabilmente li dobbiamo perdere. Non ho ancora capito se esiste una struttura che ci permetterà di conservare entrambi questi bonus diciamo della casella di base. Quindi poiché uno dei due devo perderlo e vedendo appunto che il cibo ne abbiamo già a sufficienza, voglio andare quindi per i minerali su questa casella, che sono la risorsa che al momento ci serve di più. Quindi costruiamo il potenziamento per la miniera e attendiamo diciamo di completare l'analisi delle stelle circostanti. Ok, adesso ci sta dicendo appunto che la nostra popolazione è felice il fatto che ci siano nuove forme di vita nell'universo e quindi ci sta invogliando a cercare diciamo pianeti in cui ci sia abitabilità. Possiamo quindi accettare questo tipo di missione, che praticamente causerà una serie di missioni a quanto ho capito, oppure diciamo possiamo dire che abbiamo altre cose da fare, ma al momento non sembra che abbiamo altre cose da fare, quindi perché no, possiamo appunto intraprendere anche questa missione. Non è che sono diciamo mutuamente esclusive queste missioni, quindi tranquillamente. Questa missione ci chiede di trovare 8 pianeti abitabili, quindi per abitabili si intende appunto questo, cioè che c'è il simbolo accanto al sistema stellare che ci indica appunto che c'è un pianeta abitabile. Questo è parzialmente, questo è completamente abitabile. Perfetto.
Su questo sistema stellare abbiamo addirittura due pianeti artici che i nostri pinguini amerebbero viverci sopra, e in particolare sono entrambe lune di questo pianeta gassoso. Quindi abbiamo una qui che è abitabile all'80% e una al 75%, su cui c'è un simbolo particolare che ci dice che ci sono degli impatti di asteroidi e c'è anche una bassa gravità. Questo non ci sono modificatori. Interessante, non avevo mai notato, diciamo, ci fossero questi modificatori a influenzare la struttura del pianeta o magari le sue caratteristiche. Abbiamo una flotta ostile in avvicinamento di 150 potere militare, abbastanza impegnativa come cosa. Noi abbiamo soltanto una flotta di 74 come potere militare. Il potere militare chiaramente non è proprio, diciamo, una misura al 100% precisa su quanto di quanto, diciamo, riusciremo facilmente a sconfiggere queste linee, però comunque diciamo una stima abbastanza giusta. Chiaramente poi dipende un po' da tanti fattori, dal tipo di armi, dal tipo di scudi e deflettori che abbiamo. Comunque abbiamo incontrato appunto questi altri alieni, Delta Alien. Sembra una nave, un'unica nave molto grande che ha appunto una forza di 150. Ci sta dicendo che questa nave è nemica e ostile, però diciamo, se per caso si avvicinasse e volesse attaccarci, abbiamo comunque sempre a disposizione questi 440, diciamo, di potere da parte della nostra stazione orbitante intorno al pianeta natale. Quindi, se diciamo si avvicinasse, comunque credo non avremo problemi ad abbatterla. Speriamo, però, chiaramente che sia soltanto tipo in perlustrazione. Sembra si stia preparando per il salto ed è andato. Infatti, era solo in esplorazione. Questi sono appunto sempre i soliti, diciamo, alieni appunto che non hanno dei propri confini, diciamo, non delle vere e proprie appunto razze che colonizzeranno. System survey complete. Anomaly found. Abbiamo trovato un'anomalia su questo nuovo sistema, sempre quello appunto che contiene due pianeti artici. Questa anomalia però è di livello 3. Il nostro scienziato è poco, da poco, diciamo, passato a livello 3 anche lui, però chiaramente questa cosa si implica soltanto che lui non ha una penalità aggiuntiva e non ha neppure un vantaggio. Quindi, poiché il rischio base di questa anomalia è il 30%, rimane 30%. Lui, diciamo, questo scienziato in particolare, è un archeologo e, se non sbaglio, ha anche un meno 25% al rischio di fallimento delle anomalie. Quindi, non so perché qui non mi è calcolato. Forse perché non riguarda antiche civiltà. Quindi, diciamogli per ora appunto di lasciar perdere un attimo questa anomalia. Iniziamo ad investigare uno di questi razzi alieni che abbiamo appena incontrato. Partirei proprio dai Delta Aliens, che sono quelli che sono entrati dentro il nostro sistema stellare natale e quindi magari sono quelli un po' più pericolosi. Quindi iniziamo a studiare questi. Evading hostile fleet. Numerosi droni. Special project complete. Ok, abbiamo appena terminato quindi questo progetto speciale di ricerca sugli alieni. In particolare abbiamo scoperto che quelli Delta Aliens si chiamano appunto amebe spaziali. Le loro navi chiaramente sono più grandi delle corvette della nostra razza Pingu. Dice appunto che possiamo studiarli in particolare da lontano, appunto, chiaramente senza cercare di avvicinarci. Quindi Situation log updated. ci ha appena appunto dato un'altra missione che ci permette di collezionare dei dati riguardo appunto queste razze, questa razza qui, rimanendo appunto Anomaly a debita found. distanza. Abbiamo trovato una nuova anomalia che andiamo subito a studiare, essendo il rischio al 0%. La razza spesa Meba adesso appunto ci è indicata quindi sulla mappa, e sappiamo appunto che questa è una, appunto adesso una nave appunto appartenente a quella razza, che sta attraversando i nostri confini, in particolare in questo momento. Mi sembra si diriga proprio verso la zona in cui c'era l'anomalia. Abbiamo appena finito però di studiare l'anomalia. Abbiamo recuperato qualche artefatto di un'antica civiltà su Korak IV, che praticamente testimonia che questo pianeta è stato abitato nel passato. Questi individui che probabilmente abitavano su questo pianeta raggiungevano persino i 100 metri di altezza come adulti, molto molto più grandi della nostra razza. Quindi abbiamo una serie di eventi praticamente Situation log di una updated. nuova missione appunto che ci porterà a Evading hostile studiare fleet. questo tipo di razza, appunto
che ci ha preceduti o qualcosa del genere. Quindi abbiamo una nuova forza militare che sta attraversando i nostri confini. Mandiamo la nostra nave scientifica quindi ad analizzare un'altra zona. Purtroppo qui sono arrivate queste amebe spaziali ad interrompere lo studio di quel sistema. Fortunatamente qui non ci sono altri alieni, però c'è un unico grande pianeta con tante lune, assomiglia un po' a Giove. Ok, quindi la missione dei precursori, appunto, qui di Yut ci prevede diciamo, che troviamo 6 artefatti, diciamo, appartenenti a questa vecchia civiltà che ci ha preceduto e che a quanto pare si è estinta. Quindi, nel momento in cui li trovassimo, appunto, completeremo questa missione, magari sbloccheremo qualcosa. Abbiamo trovato anche un'altra anomalia di livello 1, semplicemente, che però il rischio è del 15%, perché era del 30% di base. Ok, facciamogliela studiare lo stesso, anche se il rischio è del 15% di perdere eventualmente l'astronave o lo scienziato, ma dobbiamo pur intraprendere qualche rischio per avere qualche ricompensa. Ok, abbiamo osservato anche un'altra di quelle razze aliene. In particolare sono dei vecchi, diciamo, droni da miniera che servivano praticamente a trivellare a quanto pare gli asteroidi. E anche questo, appunto, darà il via a una particolare serie di missioni che ci spinge ad osservare quindi questi droni. E potremo magari ricavarne qualcosa a partire da questi. Quindi, situation log updated. Perfetto, abbiamo quindi investigato anche questi. A questa ricerca in particolare richiede sui droni richiede una ricerca di ingegneria, quindi a quanto pare, appunto, esistono quindi anche varie tipologie di ricerche tra le varie possibili missioni. Quanto pare l'anomalia che abbiamo trovato era un grande cratere di impatto che praticamente è stato causato dall'impatto di una nave spaziale, di un'astronave, quindi su questo pianeta. Quindi praticamente a quanto pare questa astronave sta viaggiando molto velocemente e quando è uscita praticamente da questo vortice, appunto, è impattata contro la superficie. Questo ci ha garantito, appunto, una ricerca di più 60 nel campo della fisica. E adesso, appunto, vedete qui che esiste un parametro stored, cioè accumulata, che praticamente ci dice che parte di questa ricerca è stata accumulata e questa verrà poi spesa man mano nella ricerca, diciamo, fisica che è in corso. Quindi non solo c'è un più 8, quindi mensile, ma ci sarà aggiunto, diciamo, alla ricerca anche questo 60, però non tutto insieme, ma comunque dilazionato nel tempo. Quindi esiste, diciamo, la possibilità di accumulare un po' di ricerca, anche se comunque non è la prerogativa più importante di questo gioco. Abbiamo, appunto, completato la ricerca di fisica, che ci ha garantito una più 5% a tutte le ricerche, quindi a quanto, diciamo, buono come bonus. Adesso abbiamo 9, 9, 19, quindi abbiamo alquanto migliorato, diciamo, la nostra capacità di fare ricerca. Quindi purtroppo non ci ha proposto qui la ricerca che ci aveva proposto precedentemente sulla manipolazione dei campi, quindi dobbiamo scegliere un'altra, purtroppo. Mi sono informato anche sul fatto che comunque le ricerche, anche se facessimo intraprendere una ricerca qui industriale, non cambierebbe nulla rispetto a una ricerca delle particelle. Semplicemente se, appunto, troviamo proprio in particolare la ricerca sui campi, la manipolazione dei campi, allora avremo un bonus, appunto, del più 10%. Altrimenti, diciamo, non è particolarmente importante, diciamo, che questo scienziato sia dedicato solo a ricerche, diciamo, fisiche. Quindi mi ero sbagliato nel video precedente, appunto, ma diciamo il bonus è soltanto nell'ambito specifico dello scienziato e non, diciamo, nella categoria. Quindi proprio per questa ragione, appunto, tra le tre l'opzione migliore è proprio questa, che ci permette di potenziare gli impianti energetici sui pianeti, eventualmente anche sfruttando una risorsa particolare. Il gioco infatti prevede, diciamo, l'uso di risorse strategiche un po' come la Civilization, quindi avanzando, diciamo, a livello tecnologico scopriremo nuove risorse che potranno essere, appunto, trovate sui pianeti e potremo quindi stabilire, diciamo, delle miniere in questi pianeti proprio per sfruttare queste risorse strategiche ed utilizzarle in edifici unici o più forti, diciamo, delle controparti. A questo punto voglio comunque dare ordine alla nostra nave, perché non stiamo molto sfruttando questi minerali che stiamo accumulando, quindi andiamo a costruire diciamo una miniera qui per sfruttare questi crediti energetici e poi, mantenendo premuto shift, possiamo dare ordini consecutivi, quindi diciamo di andare a costruire anche delle stazioni di ricerca su questi altri pianeti qui.
Per quanto riguarda invece la nave scientifica, possiamo proseguire e andare a studiare questo buco nero. Grazie comunque di aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Vi ringrazio, ciao!